primi posti della classifica mondiale della pericolosità. Non lo dico io, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto pochi anni fa una classifica e al primo posto tra le organizzazioni criminali più pericolose, guarda caso, ha messo la 'Ndrangheta. Perché è successo? C'è sempre una spiegazione. Se accade qualcosa, c'è sempre una spiegazione. E la spiegazione è, a mio avviso, abbastanza facile da trovare. Ci sono stati anni, tanti lunghi anni, di sovraesposizione di Cosa Nostra governitana, con l'interesse nazionale e internazionale concentrato su Palermo e dintorni, e si è creato un cono d'ombra. E questo cono d'ombra, la 'Ndrangheta, è cresciuta, si è sviluppata, ha allungato i suoi tentacoli dappertutto. Addirittura è uscita fuori dai confini, prima provinciali, poi regionali, ha invaso le regioni del nord, si è sviluppata all'estero, perché abbiamo propaggini in Australia, dappertutto. E quindi oggi ci ritroviamo ad avere a che fare con una organizzazione pericolosissima che è arrivata ai primi posti. Ebbene, cosa c'è da fare? Niente, noi dobbiamo continuare a fare noi, perché credo di interpretare il pensiero di tutti i presenti. Siamo allineati e schierati su un fronte, tutti dalla stessa parte, che è il fronte della legalità, il fronte della giustizia, del rispetto delle regole, del vivere civile. Noi dobbiamo continuare a comportarci come ci siamo sempre comportati e parlare e cercare di far crescere in tutti la giusta mentalità, soprattutto nelle giovani generazioni. Di schierarsi dalla parte giusta, nella parte che ha scelto la mia Maria, la protagonista del mio romanzo, quando si è resa conto di vivere nel mondo sbagliato, quando si è resa conto che il mondo dove era nata, cresciuta ed era sempre vissuta, non le apparteneva, non si riconosceva, non si riconosceva nei principi che regolavano la vita della sua famiglia, di tutte le famiglie del paese, dei paesi vicini. Non voleva fare la fine della mamma e della nonna, che si erano ritrovati a occupare il ruolo di traghettatrici della mentalità mafiosa, dalla vecchia alla nuova generazione, a creare, a allevare dei figli, addestrarli per farli poi diventare componenti dell'esercito criminale che era guidato dal nonno che vedeva coinvolta tutta la famiglia. Maria ha fatto una scelta di coraggio, una scelta di civiltà, poi può essere interpretata come una scelta di libertà, perché lei ha scelto di liberarsi dalle catene, dai vincoli della subcultura mafiosa. Vedete, poco prima, nella parte iniziale, c'è stato l'intervento dell'avvocato, come si chiama, quando ha fatto la prefazione, lei citava la parte pure del mio romanzo, dove io dico che l'uomo di 'Ndrangheta crede di essere un uomo di valore, un uomo che vive all'ombra di certi principi, eccetera, eccetera. Però, come giustamente sottolineava il filologo tedesco Rolfs, 'Ndrangheta significa uomo valoroso, e quindi nulla a che vedere con un uomo coraggioso, un uomo valente, eccetera, eccetera. Però vedete, noi che abbiamo bene in testa, sono ben chiari i principi del vivere civile, del vivere in una realtà, in una società civile, ci rendiamo conto di questo fatto, di questa deviazione mentale. L'uomo di 'Ndrangheta non si rende conto di questa deviazione mentale. Lui pensa di vivere all'ombra di una cultura mafiosa, ma non si tratta di cultura mafiosa. Qua sicuramente il collega Vinicio Leonetti si ricorderà di un episodio accaduto qualche anno fa, quando io mi occupai
del caso di Maria Concetta Cacciola. E ho scritto che quella ragazza aveva preso le distanze dalla sua famiglia, aveva voluto prendere le distanze dai disvalori della madre. Io ho ricevuto una lettera terribile, una lettera scritta di pugno dalla madre di Maria Concetta Cacciola, che mi faceva una bella ramanzina per dirmi, mi ero permesso di parlare di disvalori dell'Andrangheta. Diceva che io non capivo nulla, che avevo detto parole a vanvera, eccetera, eccetera. Erano anni un po' complicati, quello che ricordavo giustamente Vinicio, erano anni in cui arrivava in redazione di tutto, di più, arrivavano lettere anonime. Forse magari potresti ricordare chi era Maria Concetta Cacciola, sì, perché sei in un territorio. Maria Concetta Cacciola era una ragazza che apparteneva a una famiglia di Losanni, praticamente una famiglia di 'Ndrangheta, perché il padre era un uomo di 'Ndrangheta, il marito uomo di 'Ndrangheta, il fratello erano tutti allineati e coperti. Lei a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha deciso di rompere i ponti con quella realtà e è diventata testimone di giustizia. E è stata allontanata, c'è stato un programma di protezione insieme con i figli, è stata portata via in una località segreta, sottoposta a questo programma di protezione. Lei ha commesso un errore, si è fidata della madre, che le aveva detto di tornare, che finiva tutto lì, facevano finta di nulla, eccetera, eccetera. Lei, anzi, la madre l'aveva minacciata dicendo che si sarebbe la famiglia, le avrebbe salutato i figli, ma a lei, eccetera, eccetera. Lei, poverina, ha ceduto e è tornata a casa. Poco tempo dopo è morta. Dicevano suicida, però era più o meno come il suicidio della padre Maimon, quando leggevamo sono stati suicidati in carcere. Più o meno è successo. Più o meno una cosa del genere. E quindi, dicevo prima, gli anni particolari, complicati, lavorare a Reggio, fare cronaca a Reggio era veramente difficile. Arrivava di tutto, una volta mi è arrivato un bel disegnino, bello, c'era disegnata una tomba con una bella croce, sulla croce c'era il mio nome, cioè un messaggio chiaro, esplicito, eccetera, eccetera. Però, assolutamente, però diciamo che siamo riusciti ad andare avanti e siamo riusciti ad andare avanti con la schiena dritta, cioè senza mai piegarci, facendo il nostro lavoro, continuando a fare il nostro lavoro, senza atti eroici, senza nulla di trascendentale. E credo che forse questo dovrebbe essere un po' il segreto per tutti.